In pieno recupero la Limonese porta a casa l'intera posta in palio, tre punti che permettono di salire al quarto posto condiviso con l'Avio. Primo tempo con molti tiri dalla bandierina, la prima occasione è di marca Limonese ma il colpo di testa termina alto sopra la traversa. I padroni di casa rispondono su punizione con questo tiro potente raso terra ma Venturini para sulla sua sinistra. Altro corner per la Limonese, questa volta dal lato opposto, ma non cambia risultato, la palla termina alta sopra la testa di Giovanazzi. Si ritorna ancora una volta sulla fascia sinistra, questa volta il calcio d'angolo è battuto sul primo palo malamente, spazza la difesa, la corrente giocatore ospite calcia ancora alto. Al minuto 25 la Limonese passa in vantaggio capitalizzando le numerose palle inattive, corner battuto sul secondo palo, il giocatore giallonero raccoglie e mette in mezzo, Giovanazzi respinge male, Berasi è un falco e insacca l'1-0 di prima intenzione. Il vantaggio non doma minimamente la Limonese che cerca il raddoppio prima del duplice fischio. La punizione dalla destra taglia tutta l'area ma non viene respinta in porta. Nella ripresa non può mancare l'ovvia reazione del Guaita che prova con questa punizione buttata in area. La difesa respinge, palla ancora al limite buttata in mezzo ma Venturini neutralizza senza problemi. A metà del secondo tempo il Guaita pareggia i conti con la rete di Chiarani. La Limonese si getta quindi in avanti per tornare in vantaggio. Su questa punizione dal limite si rende ancora pericolosa ma la battuta tagliata finisce alta. Al minuto 92 l'episodio chiave. L'arbitro Pulcini fischia un fallo su Lorenzi in area Guaita. Berasi dal dischetto sul successivo rigore è impeccabile e fredda Giovanazzi regalando 3 punti alla Limonese.